primo giorno di quarantena. E Pippo oggi è qua con voi per farvi capire quanto può essere bella la vita dentro casa. Insieme impareremo tante cose. E chi meglio di me ve lo può insegnare? Io sono anziano, già di mio praticamente ci vivo in quarantena, mo c'è stato pure voi. E voglio dire ai giovani, non è che schioppo solo io che sono anziano, cioè sto io sto abbastanza stronzetto. E poi voglio far capire che la vita dentro casa può essere meravigliosa, eh? Io prima ho aperto un cassetto che non aprivo da anni, mi sono ritrovato delle foto dell'epoca di Garibaldi, mi sono messo sul divano in mutande a sfogliarle, erano bellissime quanti ricordi. Io ho vissuto 7 guerre, tu dici, ma ne erano 2 grandi, queste non sono vissuto pure quelle di prima. Quindi sono abituato a questi stati d'emergenza, perché quando c'è stata la guerra all'epoca, che era piccolina, c'è stavano i bombardamenti in città, e quindi praticamente non si poteva uscire, ci siamo guardati e mia madre dice, ma che famo? Mia madre mi guarda e mi fa, famo gli gnocchi. Che all'epoca gli gnocchi erano una novità, perché erano appena stati inventati, infatti guardo mia madre e dice, ma che cazzo sono gli gnocchi? E lei mi dice, pigli 2 patate, piglia la farina, mischiamo insieme. Abbiamo mischiato insieme, ci siamo messi là delle ore a mischiare e sono usciti degli gnocchi favolosi. Quindi sfruttiamo anche questo periodo per riscoprire delle cose, dei sapori antichi. Ma non è che si deve solo cucinare perché se lo ingrassiamo. Si possono fare tante cose. Stamattina cercavo di suonare con questo alla Sinfonia di Mozart. Ma ancora, vabbè, c'è tempo, ancora non sono pronto. Oppure se possono leggere i libri. Capito? Questo per esempio, questo è il momento che forse ce lo possiamo leggere tutti. Io già l'ho letto 4-5 volte. È un'opportunità questa per sviluppare nuove skills, nuove abilità, che quando io esco fuori, da sto momento d'emergenza, mi metto con le persone a fare... Questo si fa a te? No, perché te stai a fare aperitivo. E allora oggi, per esempio, ti voglio insegnare a fare una busta da lettera. Trovate il centro del foglio. Una volta che avete trovato il centro, pigliate l'angolo di destra, pigliate l'angolo di sinistra e fatelo combaciare per bene. Lo piegate in questo modo. Poi che cosa fate? Praticamente prendete l'angolo di sotto. Ma a sto punto però dovete superare il centro. Quindi dovete chiudere in questo modo. Fate lo stesso con l'angolo di sopra. E lo chiudete in questo modo. Te messa a dire è finita? No! Perché a sto punto che fate? Ah, riapriamo. Dice Pippo, mi stai a far perdere tempo? No, aspetta, guarda, Questi, vedi questi angoli maledetti? Questi li dobbiamo togliere. Quindi a sto punto pigliamo la forbice. Pigli la forbice e tagli questi angoletti. Tutti quanti, così. Vai! A sto punto che abbiamo tagliato questi angoletti, siccome a noi ci piace fare cose fatte bene, togliamo questi angoletti qua, vedi? E li smussiamo un pochino, Tanto c'è tempo. Una volta che avete tolto questi angolini, togliamo anche questi angolini qua, Perché così la busta viene più bella, Così, così e così. A sto punto è il momento della colla. Prendete la colla e la mettete di qua. La mettete di qua, la mettete di qua e chiudiamo tutto, così. Ed ecco qui la nostra busta. Io ne ho già fatte talmente tante che quando usciamo dalla quarantena posso aprire una tabaccheria. E allora ragazzi, se non vogliamo arrivare a sto punto, perché sto periodo l'ho vissuto, non era proprio dei più esaltanti, diamoci una mano, scrivetemi qua sotto che si può fare a casa, diamoci qualche idea insieme. Perché i giovani non ne capisco, cioè quando si può uscire tutti dentro casa con la PlayStation o la cosa. Quando non si può uscire vogliono tutti uscire fuori. E allora a casa si possono fare tante cose, un puzzle, un Lego. Domani ti insegnerò un'altra bella cosa che si può fare a casa. Stai a casa con Pippo.